sulla terrazza del Palariccione, il tetto del nostro mondo, il mondo fatto di eventi, un mondo fatto di cose che accadono e che accadono solamente qui da noi. Grazie al Palariccione siamo oggi contestualizzati in uno degli eventi più belli del nostro panorama, vasto panorama di eventi, che è quello di Cine. Cine è l'evento dedicato al cinema che trasporta questo palazzo a livello internazionale e siamo assolutamente orgogliosi di poterlo ospitare da così tanti anni e di essere anche dei divulgatori del turismo della nostra città grazie al coinvolgimento degli eventi, ma anche di eventi di questa caratura. Al Palariccione succede una cosa bellissima, arriva tutto il cinema italiano a presentare il prodotto che verrà, quindi un po' come succede nella settimana della moda, no? Si riuniscono tutti gli stilisti e vedono la nuova collezione. Ebbene, noi vediamo la nuova collezione del cinema, quindi produttori, distributori, autori, attori vengono a raccontare tutto ciò che noi vedremo in sala da settembre in poi. Noi non abbiamo solamente un palazzo, ma offriamo a queste persone che vengono in occasione di questo evento un'intera città, perché questo palazzo ha contaminato tutto il centro di Riccione, le spiagge, è un evento sentito da tutte le attività economiche e abbiamo messo a disposizione l'intera città e non solo il nostro palazzo, appunto per accogliere, diciamo, un'atmosfera che difficilmente si può trovare in altre realtà. Grazie appunto alla peculiarità che ha questo palazzo di essere proprio nel cuore della città in un periodo dove Riccione, diciamo, è protagonista, perché comunque anche in un periodo come quello del mese di luglio non ci sono solo coloro che vengono a Riccione per turismo balneare, ma ci sono anche persone che vengono per in occasione di questo evento, e questo, diciamo, sinergia tra turisti balneari e cinema rende Riccione un contesto unico nel suo genere. È un festival qui a Riccione, inaspettatamente anch'io sono rimasto sorpreso, ho trovato mezzo cinema italiano in platea che presentava il proprio prodotto, e ovviamente c'era Medusa, major italiana, stamattina invece sul presso c'era Warner, quindi abbiamo visto il grande cinema statunitense, quindi si alternano internazionali e italiani. Ritorna il Cinepanettone, lo possiamo annunciare oggi, quindi Christian De Sica e Lillo in sala ci hanno sorpreso, e è ancora un bellissimo film con Riccardo Scamarcio in un noir giallo, poi c'è stato un Diego Badantuono inedito che ha presentato un film dai toni cupi, però so che ha detto che si aprirà, quindi saremo a vedere, lo vedrete voi in sala. E che ti devo dire ancora, Barbara Ronchi con Francesco Di Leva, un film di Costabile molto molto intenso, beh, c'è stato veramente di tutto. Riccione è sempre stata protagonista, una calamita che ha attirato a sé sempre personaggi del mondo del piccolo e grande schermo, e grazie a questo evento ritorniamo un po' a quella che sono state le nostre origini. Grazie a loro e grazie a noi siamo cresciuti entrambi e questo è uno degli eventi più attesi di tutto l'anno. Noi siamo cresciuti con Riccione, il Palariccione si è modellato sulle nostre esigenze. Possiamo dire che è stata una ricerca 14 anni fa, ma abbiamo trovato casa, perché riuscire a portare 1500 persone in una sala e avere una città che ti accoglie in walking distance, dormono 1500 persone, abbiamo una terrazza per gli aperitivi, abbiamo le sale per fare masterclass e incontri professionali, abbiamo una hall che vedete è molto accogliente, credo che sia il luogo ideale per questa manifestazione. Abbiamo avuto
anche dei begli appoggi ministeriali, quindi se ne è prodotto tanto, posso dirti fin 2 anni fa anche troppo, adesso c'è una certa selezione, siano arrivati i nuovi tax credit che andranno a finanziare nuovamente il cinema italiano, il prodotto c'è, ma il 2025 da quel che si dice sarà molto esplosivo per il cinema italiano. Siamo nel pieno di CineCamp, che è un laboratorio per bambini e per ragazzi all'interno di Cine. Durante i giorni di Cine, tantissimi bambini, quest'anno sono oltre 150, un'edizione incredibile, tantissimi bambini stanno facendo un campus incredibile con proiezioni di film in anteprima, laboratori, incontri con le star per una full immersion dal 2 al 5 di luglio e si stanno divertendo tantissimo. Ieri abbiamo fatto un laboratorio di recitazione che oggi continueremo, basato sull'improvvisazione, l'immaginazione, fingersi chi non si è, diciamo. E poi incontriamo anche degli attori famosi o registi o comunque persone che lavorano nel mondo del cinema e sono forse le esperienze un po' più belle in cui possiamo confrontarci con queste persone e fare domande a loro, ed è un modo comunque di anche confrontarci con persone in cui magari non parli tutti i giorni perché sono persone importanti e quindi hai l'occasione, ecco, di sapere un po' anche della loro storia, perché hanno deciso di fare quel lavoro, e quindi è un momento molto bello, soprattutto per chi di noi magari più avanti vuole intraprendere una carriera nel mondo del cinema, come ad esempio l'attore oppure anche il regista. Ti piacerebbe? Allora, magari mi piacerebbe più che altro lavorare nel mondo dell'animazione, magari fare tipo disegnare i personaggi dei cartoni animati. Bello perché ti raccontano un po' del lavoro, perché da fuori sembra una cosa, cioè in realtà abbastanza semplice così, ma poi quando te lo vanno a spiegare in realtà ti vanno a spiegare tutte le cose complicate e che quindi saranno le cose difficili di quel lavoro. E altre cose che mi sono piaciute, tipo guardare i film, perché conosci film nuovi e soprattutto molto belli. Ma tu nel futuro ti vedi nel mondo del cinema? Dipende in che ruolo, cioè nel ruolo in televisione come l'attore non proprio, però tipo dietro le quinte così ci può stare.